Amici sportivi, buon pomeriggio, benvenuti al Leonardo Capponi di Treia per la quinta giornata del campionato di promozione Girone B. Si affrontano quest'oggi Aurora Treia e Atletico Calcio Porto Sant'Elpidio. Qui al limite dell'area finisce a terra senza fallo però Fratini, che poi recupera il pallone al centro, manca l'appuntamento con il pallone qui, Capponi non è riuscito, poi Cervini qui trova Cernopisciuk in posizione però di fuorigioco, aveva battuto Finori, Cernopisciuk si era però alzata la bandierina dell'assistente del direttore di gara. E sin qui ha guadagnato 5 punti. Seguiamo però l'azione dell'Aurora Treia con Cernopisciuk che va da Pucci, la conclusione di Pucci che trova un grandissimo gol. Pucci da casa sua ha trovato una traiettoria velenosa e ha battuto Finori. Continua l'ottimo momento di Pucci che trova dunque il terzo gol stagionale. E qui la classica esultanza da Arciere. Pucci qui davvero un gol di pregevole fattura, il suo, ha lasciato partire una conclusione da distanza siderale e ha trovato il gol che dunque al 22esimo minuto di gioco vale l'1-0 per l'Aurora Treia. Il fischio da parte dell'arbitro, parte Cernopisciuk, pallone che si abbassa e deve intervenire Finori. Buona la conclusione qui da calcio di punizione tentata da Cernopisciuk. Si gira Roman Cernopisciuk, se ne va il proprio avversario, ancora Cernopisciuk, vede un bel corridoio per Fratini, la deviazione che finisce in rete, ancora una volta si alza la bandierina del assistente. Abbiamo qualche dubbio qui sulla posizione irregolare da parte di Fratini del Porto Sant'Elpidio, non deve apprezzare questa fase. Attenzione a Cernopisciuk che scatta in posizione ancora una volta irregolare, il terzo gol annullato l'Aurora Treia, sta diventando quasi tragicomica la situazione, tre gol annullati all'Aurora Treia in questo primo tempo. Gabaldi punta la difesa avversaria, Gabaldi sta arrivando sulla sinistra, Giuli, servito Giuli che però viene costretto ad allargarsi, ancora Giuli, il destro, attento però Frascarelli in due tempi, fa suo il pallone. E allora il pallone qui di Capponi a cercare Cernopisciuk, poi la porta è vuota, il pallonetto e il gol di Capponi che ha raccolto il rinvio da parte di Finori e poi con il portiere fuori dai pali ha trovato questo pallonetto vincente. Altro gol dunque da distanza siderale per l'Aurora Treia, questa volta Capponi riparte dunque nel migliore dei modi il secondo tempo dell'Aurora Treia con Capponi che viene ad esultare sotto la tribuna di casa. Aurora Treia 2 Porto Sant'Elpidio 0. L'uscita di Finori che ha riconsegnato il pallone a Capponi che poi ha preso la mira e con la porta sguarnita ha trovato il gol del 2-0 che trova Capponi, non trova poi il pallone numero 11. Allora Santori in area di rigore, Santori il destro, la traversa e poi pallone che rimane lì, ha commesso però fallo Gabaldi, la traversa, ha detto di no al Porto Sant'Elpidio, era stato Gabaldi se non erro ad andare alla conclusione. Ancora Santori, il pallone tenuto in campo, poi Gabaldi che trova un grandissimo gol al volo, il gol di Gabaldi che ha trovato il gol che in questo momento accorcia le distanze, Aurora 2 Porto Sant'Elpidio 1. Gabaldi qui si è coordinato benissimo e poi ha battuto Frascarelli con questa conclusione al volo, gran gol di Gabaldi e allora torna a crederci il Porto Sant'Elpidio al 17esimo minuto del secondo tempo, il gol di Gabaldi che accorcia le distanze, due uomini in barriera per Finori, parte Pucci,
sul secondo palo e trova la deviazione vincente da parte di Ciorno Pisciuk, ma è incredibile, ancora una volta il guardalinee va ad annullare un gol a Ciorno Pisciuk. 3 gol annullati a Ciorno Pisciuk, 4 in totale annullati all'Aurora Treia. Davvero assurdo quello che sta succedendo quest'oggi. Cervini ha un po' di spazio, Cervini può puntare, si è allargato Ciorno Pisciuk, servito in questo momento, stavolta in posizione regolare. Ciorno Pisciuk rientra, prova la conclusione, deve superarsi Finori e poi ancora una volta si alza la bandierina. 5 gol annullati all'Aurora Treia, assurdo. Assurdo quello che sta succedendo. Che trova poi Mannozzi, Mannozzi in area di rigore, alza la testa, la deviazione, pallone che colpisce il palo e poi deve intervenire Filacaro, ma il pallone, secondo il direttore di gara, ha varcato la linea della porta difesa da Frascarelli. E poi qui c'è anche l'ammonizione per proteste ai danni di Palazzetti. Tutta l'Aurora Treia a protestare nei confronti dell'assistente del direttore di gara. Il pallone, secondo la coppia arbitrale, ha varcato la linea di porta. Il direttore di gara ha segnato dunque il gol del 2-2 al Porto Sant'Elpidio, ma sta succedendo davvero di tutto. Adesso Porto Sant'Elpidio che sembra essere rinfrancato da questi due gol. E arriva anche il terzo, arriva il 3-2 di Mannozzi, incredibile. La ribalta il Porto Sant'Elpidio. Una partita che ha dell'assurdo, con l'Aurora Treia che conduceva senza particolari patemi sul 2-0. Il Porto Sant'Elpidio l'ha ribaltata completamente grazie al gol di Mannozzi alla mezz'ora di gioco del secondo tempo. Il Porto Sant'Elpidio si porta in vantaggio, non mancheranno le polemiche dopo il triplice fischio per il gol del 2-2. Con il pallone che secondo il guardalinee aveva varcato la linea di porta. Cervini che qui porta in avanti il pallone, poi serve ancora una volta Ciorno Pisciuk, ancora Ciorno Pisciuk, alza la testa, il cross e poi qui rischia l'autorete il Porto Sant'Elpidio, che si salva in qualche maniera mettendo il pallone sul fondo. C'è un'altra occasione però con il calcio d'angolo. Il cross verso Ciorno Pisciuk che trova un gol assurdo, ma questa partita è un film. 3-3 Aurora Treia, Ciorno Pisciuk in semi rovesciata trova il gol del pareggio. Quante emozioni quest'oggi al Leonardo Capponi di Treia. Adesso va a caricare anche la propria tifoseria Ciorno Pisciuk. Vediamo se ci sarà tempo anche per andare a cercare la vittoria in questo finale. Arriva anche Cervini in sovrapposizione, perde palla De Mai, il tunnel ai danni di Ba, siamo in area di rigore, il tiro, la palla che finisce in rete, 4-3, mamma mia ragazzi, cosa sta accadendo? Il 4-3 segnato da Forò, l'Aurora Treia l'aveva pareggiata questa partita, ma poi si è fatta superare ancora una volta nel finale. 4-3 Porto Sant'Elpidio al quarto minuto di recupero. Arriva il gol che dovrebbe mettere il punto su questa partita. Non si sa mai, perché quest'oggi è davvero successo di tutto. Scade in questo momento il recupero e arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. L'Aurora Treia conduceva per 2-0, si è fatta rimontare dal Porto Sant'Elpidio sul 3-2. Nel frattempo le sono stati annullati 5 gol per fuorigioco. È arrivato poi il gol del pareggio di Ciorno Pisciuk quando l'Aurora sembrava spacciata e poi nel finale la beffa con il gol di Forò che regala al Porto Sant'Elpidio i 3 punti. E noi vi salutiamo
Da Alessandro Vallese è tutto, un saluto ai prossimi eventi sportivi. Mister Palladini che porta via con il suo porto sempre più 3 punti dal campo dell'Aurora 3 al termine di una partita davvero pazza, l'abbiamo definita, successo davvero di tutto, nonostante poi gli episodi che analizzeremo con le immagini a fine partita, il suo porto sempre più quest'oggi non ha mollato fino all'ultimo minuto, infatti ha vinto questa partita. Abbiamo incontrato una squadra che ha giocato molto bene a calcio, ci ha messo in difficoltà, sapevamo che facevano queste cose, poi hanno trovato l'eurogol di Pucci, lì magari si è sbloccata la partita, loro sono partiti forti, erano intensi, erano cattivi, stavano giocando meglio di noi, poi noi abbiamo cambiato modo di giocare, ci siamo messi 4-3-1-2 e abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, anche se abbiamo rischiato di prendere abbiamo preso il secondo gol, ma poi potevamo prendere anche il terzo. Sugli episodi non posso dire niente perché non, dalla panchina sinceramente non posso dare giudizi, anche sul gol nostro dalla panchina non posso, però quello che mi è piaciuto è la squadra, la reazione che ha avuto, la voglia di pareggiarla, di arrivare al pareggio in tutti i modi, e poi anche dopo il tre pari ha fatto 2 azioni per cercare di vincere la partita. E siamo stati bravi in questo, però dobbiamo lavorare tanto perché la squadra è giovane, c'è da lavorare tantissimo. Complimenti all'Aurora 3 perché è una squadra che gioca bene a calcio e ci ha messo in difficoltà. Ecco, i suoi ragazzi sono stati bravi comunque anche a rimanere concentrati, non era facile, la partita che si è accesa, le proteste, tutto, non era semplice, scontato, mantenere la concentrazione fino alla fine. Sì, no, ma questa è una categoria difficile dove ogni domenica incontri squadre forti, dove purtroppo gli episodi fanno la differenza. Le partite sono quasi tutte equilibrate, noi siamo stati bravi a crederci, però siamo stati fortunati. Bisogna essere onesti e dire che l'Aurora Treia non meritava di perdere. Fortuna o meno, questa vittoria può rilanciare le ambizioni del Porto Sant'Elpidio in un campionato che comunque vi vede in questo momento anche in una buona posizione di classifica. Ma guarda, onestamente noi siamo una squadra giovane e dobbiamo recuperare giocatori importanti, come ho detto già altre volte, come Fuglini, come Forò, come Orazi, e bisogna recuperarli al più presto perché poi è anche lo stesso Maiulo. Questo è un campionato dove abbiamo bisogno di tutti, noi siamo una squadra giovane e vogliamo fare bene, poi quello che verrà, verrà.